E salve a tutti ragazzi, vi chiedo scusa se faccio questa cosa così, cioè che sto registrando il mio suono dopo, perché in pratica ho fatto un piccolo errore nel gioco di Minecraft, che però riparerò subito, non vi preoccupate. L'unica cosa è che, ecco, il piccolo errore mi è costato molte puntate, spero che vi piaccia così. Sarò io da sottofondo. Bene, allora, che possiamo dire? Niente, il gioco è continuato. Qui cosa stavo facendo? Bene, abbiamo visto, ho messo anche una pressure plate. No, ho messo la pressure plate, ora stavo cercando di costruire qualcosina, strumenti, altro, eccetera, eccetera. Ho cominciato prima costruendo una bella pala, poi ho costruito l'ascia, il piccone, che non fa mai male, una bella spada che ci vuole sempre, e ora camminando per questo bosco vedi il lupo che cosa fa? Si era appena sbloccato l'obiettivo. Taglia, 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 taglia. E legno che va, tutto per la strada, legno che va, pom, 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 pom. Già, lo so, è un po' con una seccatura. Proviamo a dire. Però non è così male. Alla fine è divertente. Si mette anche qualche canzone. I know you can't be perfect. I'm gonna wear a butterfly, do-do-do. And I wear all I wanna have a tiger. Sapete, anche perché mi trovo meglio. I fiorellini qua avevo trovato. Mille fiori blu. Sì, lo so, erano le bolle. Però mi trovo meglio perché vi dico, era molto concentrata come partita, quindi. Budino al latte con le macchie, super goloso e super cremoso. E qua avevo appena scoperto che non dava lana la pecora, però per mia insistenza. E vabbè, ma forse è quella là che era difettata. Se proviamo a ammazzarla con l'ascia cambia qualcosa? No, non cambia nulla. Se sono, non mi dà capo, non mi dava la. Piccole ferite d'accaduto. Tu, un po' di petto tuo, poro pom, poro poro pom, po' di petto mio, po' di petto tuo, mi dà l'inchiostro, poi sei più. Eccomi questa. Poi avevo detto, armiamoci di pala. Yeah, e cominciamo a spallare il terreno. Dopo aver spallato un poco, e cercato di dare una forma un po' più geometrica a questo mondo. No, qua volevo creare qualcosa. No, qua volevo andare a mangiare un poco, perché mi ero accorto che qua c'era fame, giustamente Minecraft, perché è per un po' di tempo che non ci giocavo. Quindi ho detto, prima che muoio di fame, ammazziamo i porcellini. Poi ammazzo il porcellino e mi accorgo di non avergli fatto troppo danno.
E poi guadagno una bistecca solamente. Poi butto un lato porcellino giù. Si fa anche danno. E poi, no, bistecca! Vabbè. E vado alla ricerca della bistecca. Dopodiché capisco che abbiamo bisogno di un qualcosa. E quel qualcosa è una casa. Una casa molto importante. E la casa busso sola, e la casa busso sola, oh yeah. Oh yeah. E abbiamo creato la crafting table in modo da fare anche l'obiettivo completato. Yeah. Dopodiché ho detto, ma sai che ti dico? Tanto vale. Facciamo i pirla, no scherzo. Tanto vale, facciamo altre stick. Avevo fatto altre stick. Scusate per la registrazione di quest'audio. Lo sto registrando tramite il microfono del computer. Infatti, se tocco il computer, sentite? Avete sentito? Yeah. Pure se premere il tasto oppure il mouse. Divertente. No, lo so, fa schifo. Per favore, perdonatemi. Io essere bravo ero bambino. Io essere bravo ragazzo. Io non riso. Voi riso. Poi c'è lo stesso. Sapete che ho dato un esame all'università un po' con l'MMA. Purtroppo ho errato un poco. Stavo stanchissimo oggi, poi. Non lo so. Stavo veramente stanco. No, l'MMA, ripeto, lo studio, l'università e questa. Perfetto. Poi ho dormito anche non molto, quindi. Capita. Poi ho posizionato un forno e stavo cominciando a cuocere la costoletta, almeno per mangiare qualcosina. E avevo detto, vabbè, ma tanto se faccio così vale lo stesso. Vale lo stesso, però ho capito che se ci mettevo lo stacchetto durava 3 secondi. Tanto vale, mettiamo un pezzettino di legno. Ma ci volevano molti pezzettini di legno. Molti, molti. Metto per una costoletta un pezzo di legno così grande. Può mai essere? Però volevo provare a fare la carbonella, ma non ho scoperto che non si faceva così in verità. E poi alla fine, siccome stavo da troppo tempo...